Galatina, buongiorno, buongiorno a voi. Oggi ci troviamo nell'istituto comprensivo Apollo 2 Galatina, scuola secondaria primo grado Noa. Abbiamo con noi i Lions, rappresentati dal presidente il dottor Lions di Copertino, vero? Dal presidente il dottor Sandro Ratta e dal presidente... istruttore della Croce Rossa per le manovre salvavita, Luciano Leone. Qual è il nome e qual è il cognome? Il cognome è Leone. Ah, sarebbe stato più bello Leone. Bene, allora, la scuola ha avuto questo piacere, ha aderito immediatamente alla proposta che ci ha comunicato il Club Lions nella persona del dottor Ratta, perché pensiamo che la scuola debba agire sul territorio, ma anche deve aprirsi al sociale. Il dottor Ratta adesso ci potrà illustrare brevemente il progetto al quale noi abbiamo aderito e devo dire anche una cosa, tutti i professori, la nostra dirigente, la dottoressa Leonora Longo, sono stati piacevolmente sorpresi del progetto che è stato a noi presentato e tutti i nostri docenti, il corpo docente, hanno espresso questo giudizio semplicemente favoloso. Come voi notate, tutti i ragazzi sono nelle aule, stanno lavorando, c'è il silenzio assoluto perché stanno imparando lezioni di vita. Dottor Ratta, a lei la parola. Come mai questo progetto? Potete ben comprendere perché noi da Copertino abbiamo scelto la scuola di Noa, perché c'è una responsabile di plesso come la professoressa Colazzo che con entusiasmo ci ha accolti già quando abbiamo fatto il concorso poster per la pace e ci ha proposto di collaborare per portare professionalità all'interno della scuola che potessero educare i ragazzi alla igiene personale, all'educazione alimentare, ma soprattutto alla sicurezza, all'autoprotezione, e questo l'abbiamo fatto in collaborazione con il Comitato di Lecce della Croce Rossa Italiana. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, ci siamo avvalsi della professionalità della scuderia Il Tacco, Club Autostoriche di Leverano, il quale club ci ha messo a disposizione la professionalità dell'ingegnere Garella, un collaudatore della Federazione Italiana Automobilistica. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere tra di noi anche il dottor Pastore, un pediatra che è l'officer distrettuale per Progetto Sofia. Progetto Sofia è l'educazione alle manovre di primo soccorso in caso di necessità, soprattutto per la fascia dei bambini, e la dottoressa Durante per quanto riguarda l'educazione alimentare, la conoscenza e soprattutto l'apprezzamento dei prodotti a chilometro zero che si deve fare per avere una sana nutrizione. Tutto questo in 4-5 ore che la scuola ci ha accolto, ma ci ha accolto con tanta gioia e con tanta disponibilità, tant'è che abbiamo in mente di continuare questa collaborazione anche per il prosieguo. Adesso istruttore Leone Luciano, il vostro intervento, che cosa ha consistito nella nostra scuola? Ho visto che i ragazzi si sono impegnati tantissimo, li ho lasciati poco fa che si stavano addestrando nelle manovre di disostruzione. Ho detto bene, il termine è questo, vero? Si stavano impegnando tutti quanti, pur essendo ragazzi di prima media, avendo 11 anni, però lo stanno facendo con tantissima volontà e voglia di imparare. Sì, in effetti io ho cominciato a parlare con i ragazzi dalla prevenzione, perché prevenire esattamente è un'ostruzione è la cosa principale. Ho fatto vedere ai ragazzi quali sono gli oggetti che possono creare delle preclusioni respiratorie, ho fatto vedere ai ragazzi come cercare di evitare di mangiare in macchina durante i giochi, davanti alla televisione, tutti i luoghi in cui c'è la possibilità che si creino delle ostruzioni delle vie aeree. Alla fine poi gli ho fatto vedere eventualmente cosa potessero fare
o cosa potrebbero fare nel momento in cui si trova davanti un loro compagno che ha le problematiche respiratorie, e sempre comunque cercando di intervenire nei genitori o in persone adulte che gli diano una mano, ma comunque se loro si trovano esattamente a voler operare, di almeno conoscere le manovre principali. E adesso una piccola intervista al presidente e alla vicepresidente del Club Scuderia Il Tacco di Porto Cesareo. Signor Antonio, come si è collegata la vostra esperienza con quella dei Lions e quindi presentarvi qui nella nostra scuola? Con grande onore e piacere abbiamo partecipato all'iniziativa dei Lions Club Copertino Salento. E passo la parola alla vicepresidente, che lei. Allora, tra gli obiettivi e tra gli scopi del nostro club, appunto, è oltre alla conservazione dei mezzi storici, anche a promuovere l'educazione stradale. E quindi quale occasione migliore, siccome facciamo parte anche dei Lions Club di Salento Copertino, quale occasione migliore di collaborare insieme a queste veramente bellissima iniziativa che abbiamo visto i ragazzi proprio entusiasti, e grazie alla vostra scuola che è stata così in modo intelligente ad accogliere tale iniziativa. Sì, anche alla nostra dirigente, la dottoressa Longo, che è sempre aperta a queste iniziative. Purtroppo oggi non è qui presente perché è impegnata nelle messe della Shoah nella nostra sede centrale, e ha delegato me per fare gli onori di casa al Club Lions e anche al Club Scuderia Il Tacco, nella persona del presidente e del nostro vicepresidente.